Allora, ciao ragazzi, siamo tornati con un altro episodio. Oggi è venerdì, quindi la classifica è solo momentanea. E fortunatamente abbiamo trovato già un italiano. Salutiamo Alessandro Ale e Giacomo, speriamo si sente la voce oggi. Sì, grande, oggi ci siamo, più forti che mai, ragazzi. Ciao ragazzi. Abbiamo risolto i problemi tecnici finalmente. Scorrendo qua la classifica, vediamo un sacco di persone che hanno già tantissime partite, solo per questo stanno in top 100, ma fortunatamente, come detto prima, abbiamo trovato al numero 79 un italiano, Giovi 69, sta a 15 vittorie su 16, quindi sta andando bene. Che lui per poco sempre, cioè per poco non fa top 100, perché lui lo segue ogni tanto, fa sempre 35, massimo 36 vittorie, non ha mai fatto di più, mai. Dopo Ah, ho capito. che Infatti, non so se avete per notato, poco la aprendo sfiora. ha perso un'altra partita perché sta 15 su 17 adesso. Ah, Quindi andiamo. gliel'abbiamo un po' tirata. Però è l'unico italiano in top 100 nel venerdì, quindi lo andiamo a vedere lo stesso, vediamo se Non è per niente male comunque. secondo voi ha potenzialità per arrivare in top 100 anche alla domenica. Quindi abbiamo Bah. selezionato questa partita contro Rams 212. Credit Card FC che sta 12 su 12, quindi presumibilmente avrà perso questa partita, però Inizio questa. la vedremo lo stesso per vedere come se la cava appunto e se ha potenzialità. Quindi carichiamo il replay. Comunque questo qua non l'ho mai sentito, Rance, Credit Card, quindi magari sai, all'inizio le vinci, È poi l'inizio. man mano che vai Non lo so, avanti. il venerdì è un po' particolare. Vediamo le formazioni subito. Allora, Andremo le innanzitutto vediamo Giovi che gioca col, mi sembra, il 4-2-2-2. 4-2-2-2, sì, è quello con i due COC là, Bale e Sì. Petit Che sarebbero COC mi sembra. è un modulo molto interessante perché a me dà sempre fastidio. Molto, sì. Non so, non l'ho ancora Non provato, so se sinceramente. vedi Petit, tu Ma lo vedi COC, ma sicuramente la no, vabbè. CDC. Sicuramente sarà Mette Del Piero CDC. sicuro là sulla destra. Pure perché Esatto. Del Piero, non so se avete visto pure negli altri video, è Del Piero quello veloce, quello con velocità Ma 88. perché l'ha messo centrocampista se sono leggende, quindi fanno intesa con tutti? No, non No, ne no. ho idea. Non lo so, dopo glielo chiederemo, gli manderemo un messaggio. Dopo glielo Gli chiediamo, scriverò dai. un messaggio e gli chiederò il motivo. Magari è Per scaramanzia. Magari voleva per fare il cambio al scaramanzia. primo minuto, non si sa. E comunque contiamo qua già 5 leggende, quindi una bellissima squadra. I terzini che sono i miei Mamma mia. preferiti, Alexandre Walker, Bale, Ronaldo Quale Suarez. Walker? 4 su 4 Walker, io ti fermo. E Di invece nuovo no, perché Walker, proviamo. l'avversario a Valencia, non so se abbiate, e gioca col 4-2-3-1, quello largo, mi sembra. Quindi Sì. un po' Sì. difensivo. Anche lui, Vieira ce l'hanno tutti. Desai quello Direi centrocampista. che sì. Ce l'ha anche pure Attenzione alla scelta Joe. di David Luiz come difensore centrale. Non so, uno che si può Sì, permettere Gullit, Roberto Carlos e Vieira gioca con David Luiz in particolare. Ah, pure Henry. Non lo so, ci sono difensori più forti di David Luiz, cioè, credo, ma Alessandrini lo tiene o fa qualche cambio? Cioè, no? non... Titolare, No, secondo me titolare, ragazzi. penso che lo tiene, sì. Vabbè. Sì, perché alla Secondo me fine lo tiene. c'ha Marco Alonso, Facciamo partire la Nainggolan. partita? Quindi, Sì, dai, dai, partire la andiamo. partita. Quindi, quella sinistra è Giovi, no? La Sì, maglia del Real Madrid. quello la maglia del Real. Vediamo un po' come gioca. Tiro. Comunque uno Walker, l'altro Valencia, mi sembra che pure nella scorsa partita Sì, diciamo avevamo, ce n'era uno con Walker e uno con Valencia, che abbiamo quindi visto più volte Walker, però anche molti Valencia, quindi sono gusti. Come ti trovi meglio? mamma mia che ha fatto qua. Buono. Vedo che usa un sacco Passaggio skillato al portiere. Si vedo che usa un sacco il tocco con la suola, il controllo. Sì. Non so se Lì è c'è un la vizio palla. No, lì passaggio è usato tantissimo, tantissimo. quest'anno è molto efficace, sì. Ecco, guarda, ogni volta che c'è palla,
Perché mandi fuori tempo il difensore. E poi sembra pure che la passa e la tira meglio subito dopo averla controllata quella sua, no? Sì, sembra, è vero, vero. Sembra di sì. Lo vediamo qua, ogni volta che fa girare la palla usa L1X. Non so se avete notato pure questo. Quindi, peccato. Appena fatto partire il passaggio, scatta sempre quello che l'ha passata. L'animale. Chiamandosi animale. Ma comunque uno c'ha Besson lì a centrocampo e l'altro difensore centrale. Sono due versioni diverse. Sono due versioni diverse. Sì. Ah, ok. Non so qual è meglio secondo voi. Mai provati, ma presumo il DC. Vabbè, ovviamente neanche io l'ho provato, però dalle statistiche dicono che il difensore centrale sia proprio bello tosto. Quello prime qual è? Quello premio è difensore centrale, sì. Il difensore centrale, sì. Quindi il centrocampista è quello intermedio. Bella l'idea, bella l'idea. Dai, che pronto. Qua mi sembra in netto controllo il giocatore italiano, però non so se quell'altro preferisce Martiale giocare solo in contropiede. Da una parte Martial Alessandrini, dall'altra Del Piero Bailly. C'è un po' di differenza, dici? Ma non tantissima, dai. Che però lui non gioca col piede destro a destra e al sinistro a sinistra, lui si è invertiti. Non sbaglio. Ah, sì, sì, è vero. Comunque queste sono preferenze alla fine. Sì. Di solito Bale l'ha messo a sinistra, Giovi, ma penso perché per il tiro ad incrociare. Sì, infatti quasi tutti preferiscono il tiro ad incrociare, però ho incontrato spesso anche gente che fa solo tiri a giro e se non si è abituato a marcarli prendi un sacco di gol. Infatti sì. Quota. E comunque questa cosa con l'aggiornamento che quando gli passi la palla al portiere sei vicino che la rinvia subito. Mica fastidio. Voi cosa ne pensate? Cioè, io penso che a me aiuta perché prendo un sacco di gol così, quindi sono favorevole. Quindi ci mette il dubbio. Il portiere la butta sempre via. Ma tanto se gli prenderai i gol, devi prendere il gol. Qua però abbiamo visto un gol di Martial, ovviamente. Sì, tanto di martedì. Il bagatone. Mi dà un po' fastidio. Questo mi dà un po' fastidio. Diciamo che a me danno fastidio un po' tutte. Però anche questa, la anche questa è in classifica. Quindi alla prima azione del giocatore qua, comunque cross sul secondo palo olandese, abbiamo cercato Rens 212 olandese. Un vantaggio lui. Vediamo, è ancora che vediamo se c'è la reazione. Mamma mia, Bale. Un bel movimento di Bale che si fa passare la palla sotto la gamba. Sì, era difficile segnare dalla obiettivamente. Troppo girato di schiena. Sì, però tante volte ho visto gol del genere, quindi soprattutto al kick-off finish, diciamo. Soprattutto, infatti mi aspettavo un gol. E non è arrivato. Ancora Martial. Poi non so voi, però a me dà un po' fastidio vedere questi bagatoni accanto a Gullit. Cioè, se te puoi permettere Gullit, non puoi giocare con Martial, dai. Beh, in realtà sì, però alla fine o non aveva crediti, perché questo mi fa sembrare che ha voluto puntare a farsi un centrocampo forte, tipo prendersi Gullit che non costa neanche poco, e ha voluto giocare con... non lo so. Perché sennò pure Henry non è che costa dipende poco. Dipende comunque se quante vittorie fa lui di solito. Scusa, al momento sta 12 su 12. Una persona normale, uno che fa Euro 1. Esatto. Lo seguiremo, dai. Lo seguiremo, domani vediamo un po'. Vediamo domani a che posizione sarà. Ma domani dubito che sia. Vabbè, però c'è. Mamma mia! Che diciamo carata che gli ha fatto qua. Ha una squadra, è un tipo di gioco che può poter arrivare, o almeno per poter tenere la media sì, fino a domani. Assolutamente sì. Sì, magari se avesse quei giocatori, tu dici, al posto di Martiale, Alessandrini, avrebbe la possibilità di fare meglio.
però dico anche così. Cioè, domani può reggere questo. Li conosciamo come giocatori, sono onesti, fanno il suo perché sono veramente forti. No, no, che sono forti non lo metto in dubbio, però magari... Ovviamente un Bale al posto di Alessandrini o Martial, comunque è la differenza. Comunque fino adesso sembra una partita equilibrata fino a... Sì, era partito forte Giovi, poi si è fatto un po' innervosire forse da lui. Lì, bello. 45esimo. Quanti gol abbiamo visto al 45esimo in questi giorni? Io non dico sempre. Niente, raga. Io mi sto già preparando per questa settimana, per quanti ne prenderò? Al 45esimo, al 90esimo. E al kick-off glitch soprattutto. Eccolo, subito. Guarda qua, palla. Due gol al 45esimo, uno è kick-off glitch. Perfetto. Ho appena parlato. Io quitto per lui. Io quitto. Fatto bene. Dai, gliel'avevo appena pareggiato al 45esimo. Mettiamo il vediamo le statistiche. No, vabbè, guardate le statistiche però. Tre tiri in porta, tre gol. Di entrambi. Questa è proprio partita da tiri e gol. Che schifo. Vediamo le formazioni. Ah, Giovi è passato al 4-2-3-1. 4-2-3-1. Sì. E quell'altro sempre 4-2-3-1. Ma il del Piero quello là è quello? È quello 92? No, no, quello è 87. No, con i capelli. Ehi, c'hai i capelli. Okay. Quello veloce è un po' più... Quello veloce da mettere sulla faccia. È un po' più fisico, sì. Vabbè, comunque non è che è scarso, perché velocità 88, tiro 88, dribbling 89, passaggio 84. No, no, infatti. È fortissimo, io pure prenderei lui. E poi vabbè, Suarez che tutti lo usano come trequartista ormai, cioè non si è più visto Suarez, punta. No. Ma perché vabbè, tu metteresti Ronaldo trequartista con sta formazione qua al posto di Suarez? No, 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 in effetti è la cosa migliore. Vabbè, dai, facciamo ripartire il secondo tempo. Batte ancora credit card, che lui non si vergogna di dire che ha sciopato, non so, dal nome della gara. In effetti, ma chi lo sa, magari ha sculato. Sì, un 2000 euro sculato. Magari uno fortunato, che ne sapete. Vabbè, riprendiamo la partita. Non so se volete qualche commento particolare o facciamo un po' di telecronaca. Ma vediamo un attimo. Perché sono insistita. Passaggio per Ronaldo al centro che cicca il pallone, però era anche marcato bene da David Luiz. Mamma mia, che errore. David Luiz ci mette una pecca. Ecco, mo. A proposito di David Luiz, io questi errori li faccio sempre, ragazzi. Io questi errori li faccio sempre. Quali? In fase offensiva? La fretta del rinvio del portiere, no? Ah. Sì, sì. No, dicevo, a proposito di David Luiz, se avete usato la Premier anche voi, quali sono i difensori migliori della Premier? If compresi. Bailey senza ombra di dubbio. Bailey senza ombra di dubbio. Poi c'è quella filiquetta If, che non è niente male, che però costa tanto, 300.000 non so se li vale. No, in effetti no, perché alla fine non è neanche tanto alto, lui non è neanche tanto alto. È 1,78, 1,78. Esatto, sì. Quindi 300.000 per un difensore 1,78. Cioè, se ce l'hai fallo. Sì. Se ce l'hai compra, cioè, però usano molto quel Van Dijk, quello anche Fulton. Quello di Natale. Mi stavo dimenticando, quello lì è veramente forte. Ma non tutti l'hanno fatto, quindi è difficile. E poi è uscito quello Footmas che è ancora più forte. È ancora più forte. Sì, quello dicevamo, dico, però non tutti l'hanno fatto. Quest'anno non è come l'anno scorso, che tutti lo avevano l'anno scorso. Chi aveva la Premier aveva Smalling. Sì, è vero, anch'io ce l'avevo. Quest'anno no. No. Aia. E quindi forse Mustafi Sif è il migliore, eh? Insieme a Bailey. Non so. Io c'ho la coppa difensiva, Bailey e Mustafi. Ti trovi bene? Ma Mustafi quanto ha di velocità? No, pure lui non è velocissimo. Non è in forma. No, non è velocissimo, però fa ben posizionato. Buono. Poi alto.
Prova bene, frate. No, però la partita qua sempre nel gioco però... che ci prova con queste verticalizzazioni con R1X. Non trova fortuna, se ne va un po' sulle fasce, palla ai terzini. Ma diciamo che quando incontri Vieira là davanti alla difesa, riuscire a passare anche solo con i passaggi. È un po' come Pogba, tipo come Pogba, più o meno. A me sembra un Pogba un cantino. Più ringiovini, più forte, più bel passaggio. È più alto Vieira, Vieira è enorme. È pure velocissimo, mi sembra c'ha velocità 85. Per uno così alto è tantissimo. Mamma mia, migliore. Qua rigore, vabbè. Diciamo un po' brutto sto rigore, cioè, non è che ha fatto fallo lui. Perché questi non penso sia stato provocato da lui. Guarda là il portiere pure. Guarda il portiere. Guarda dove gli è passato. Ancora soltanto di Matuidi. Incredibile. Sì, proviamo un attimo start, voglio vedere sia il replay del fallo che del rigore. Sì, qua già per esempio che è Blanc, mi sembra che si scontra con il Re, molto casuale. Poi Gullit che fa un tunnel, che cos'è questo? Gli ha fatto un tunnel. Non so se lui ha premuto cerchio in quell'istante. Forse perché sì, se però... ha premuto cerchio, però il pallone la doveva prendere, dai. Sì, infatti, però la palla passa sotto le gambe. Ma vediamo ma come. Dai. Poi vediamo come calcia il Re. Solo per l'acqua. Vediamo un po'. Vediamo il rigore. Vediamo il rigore. Rigore. Se fa la finta o no. No, parte guardate dritto per dritto. No, no. E poi gli passa sotto le gambe. E guardate il portiere dove gli è passato. Si è buttato troppo prima. Gli dice pure male, dai, poverino. Cioè, tre tiri, tre gol, di cui uno sul rigore è un po' casuale. Gli aveva pure parato, dai. Facciamo ripartire qua sull'esultante di Matuidi. Che è bellissima però farla, riceverla è un po' brutta. No, è bellissima, riceverla è un po' di meno. E se tu dovessi scegliere tra ricevere la dub o le più conto di Matuidi? No, questa, la dub proprio per il bimbo mucca. Tu, Crudelino? dub. Comunque, se lo chiama, potete entrare in Mbappé. Ah, vediamo i cambi, scusate, mettiamo un attimo il start, 71-18. Sono usciti Bale e Suarez e sono entrati Alessandrini e Mbappé sulle fasce. Ah, cioè lui e Alessandrini hanno fatto un po' invece l'altro ha fatto uscire addirittura un difensore centrale, è uscito Bale, è entrato Moore, che credo sia quello delle perché? Sfide. Uno delle sfide, sì, credo. Sì, non è male, però sicuramente Moore. Cioè sicuramente Bale è più forte. Comunque non so se avete notato, ma ora sulle due fasce hanno tutti e due gli stessi giocatori, solo che invertiti. Alessandrini e Mbappé, a destra, l'altro a sinistra. Facciamo riprendere la fila, 71-18. Ho preferito togliere Bale che Gavilesi. Sì, strano. Ma forse era ammonito per questo. Anche. Non so. Secondo me. Vabbè, facciamo ripartire. Sì, eccomi. Avete fatto ripartire quella partita, sì? Non ancora. Vale, è quello di Oh no, io ero già ripartito, scusate. Ma cosa? Che minuto siete? Aspetto. 72-3. Sì, no, metto un attimo start. Quando state a 76, ditemelo. Ok. Comunque... non so se vuoi commentare. Comunque ora vediamo come si svolge la partita con entrambi con gli stessi giocatori sulle fasce. Comunque Alessandrini da subentrato è un fenomeno. Destro ci siete? Quattro mi sembra. Vai Fada, vai. Vai. Qua c'è Palleri sembra... che sta andando in contropiede. Alessandrini c'ha quattro piede debole. Sì. Col destro fa un sacco di gol, io ce l'ho. Segna anche della main shot col destro. Quindi... un giocatore veramente salvataggio completo. Di Walker intanto incredibile poi Walker cazzo tutti questa suola io non lo so
non so manco dove è io lassù, appena prima, quando, anche quando non serve, anche quando non serve, prima di fare un passaggio. Penso sia anche un vizio ormai, non sì, so, esatto. Viene spontaneo dopo un po', praticamente. Poi Rita tenta una skill, poi Gullit da fuori area. Fino a fuori, di solito Gullit prende sempre la porta là, però è un po' affrettato l'azione, diciamo. Viera di testa, la prende sempre. Comunque tutti cercano il rinvio là, su quel giocatore là. Sempre. Sì, ormai sta nella testa. Ma perché se metti un giocatore alto puoi andarci pure con tre giocatori. Ma se metti un Viera là la prende sempre lui di testa. Sì, è vero. Ma comunque Gullit è più offensivo di Viera. O sbaglio? Sì. Molto. Sì. Viera è quello di più. Intanto Giovi accorcia le distanze con questo bel passaggio per Mbappé, che è entrato almeno a fatto il suo. Sì. Nuovo è entrato Mbappé. Però mancano solo 3 minuti. La palla, non c'è riuscito, però. La lisciata la porta. Ma comunque l'ho peccato che l'ha fatto all'85esimo, se l'avesse fatto all'80esimo magari un'altra cosa, perché poi uno gestisce col possesso palla. Guardate qua. Qua riesce però a recuperare palla, il possesso palla non gli è riuscito a creditarla. Però ha recuperata di nuovo, quindi ultima azione però. Ultima azione, vediamo, solo 2 minuti di recupero, quindi o la va o la spacca. Niente. Ma aspetta, forse no, quello sì. Centrocampo, non mi ha detto che cazzo ci fa. Puntate in avanti. Al 90esimo che stai vincendo 3-2. Due minuti infiniti, non so se avete notato. Che non finiscono mai, addirittura qua c'è un'occasione per Giovi. 2 minuti sta veramente 2 minuti reali, non so se avete controllato. No, si è fermato, cavolo, poteva andare e tirare ad incrociare, secondo me al massimo la respinta del portiere con un calcio d'angolo o gli arrivava il suo giocatore. Stava cercando. Però, ha cercato il buco, non è arrivato. Comunque la partita, 2 minuti di recupero. No, ecco. È finita finalmente. Finalmente. Purtroppo per il giocatore italiano. 3-2. Comunque. Guardate i tiri. Occasioni da ambo le parti. Cioè, 3-1 è finita 3-2. Ogni azione è un gol. Cioè ogni tiro è stato un gol. Sì. Qua sì. Entrambi sono De Gea. Perché? Entrambi De Gea. Sì. E Giovi 69 stranamente ha fatto un tiro in porta e ne ha fatti due. Sì, ma... perché è quando fa palo gol te lo considera fuori. Non so se ogni... Sì, sì, non quando non è palo gol non ti considera tiro in porta. Qua addirittura dice che ci sono state 2 parate di De Gea. Non so com'è possibile. Vediamo le prove. Giusto per curiosità. Ah sì. Ah qua è sì, fallo. Qua su tiro deviato. La parava anche nonna quella. Ah e qua c'era stata una grande azione di su Gullit e De Gea, grande parata però. Questa ce l'avevamo persa. Sì, questa è questa è una parata che solo De Gea. Certo, dispiace per il kick-off glitch al 45esimo. Poi però, diciamo... Da notare 2. Non è mai riuscito qua a recuperare la situazione di svantaggio. Cioè, ha giocato un po' peggio nel momento in cui era svantaggio, non so se siete d'accordo. Sì. Giusto, risultato giusto. Cioè, vedendo così, giusto. Risultato giusto. Quindi ci dispiace per Giovi. Che sicuramente si riprenderà anche se già ne ha persa un'altra. Farà però... bene soprattutto, senza ombra di dubbi. E in effetti, se avete visto, nel frattempo ha vinto un'altra partita ed è passato a 16 su 18. Quindi facciamo in bocca al lupo, speriamo che prosegue in questa top 100. È passato da 79 a 53. Dai ragazzi, noi iniziamo stanotte. Noi pure sì, noi riprenderemo più tardi cominciamo la vita lì. E se troviamo altri italiani ci risentiamo anche domani per un altro episodio. Ma esatto. Ok, ma diciamo che per l'episodio che ci seguono, una buona weekend league. Sì, l'episodio si conclude qua. Non bestemmiate troppo, io l'unico una cosa che posso dire è quello, tranquillo.
Non insultate gli avversari, se no vi bannano. È difficile. Non ti prometto niente io. E non fate le esultanze di martedì. Soprattutto. Ma schifate subito i replay, mi raccomando, perché sennò. Vabbè. Vabbè, comunque è stato un piacere, come sempre. Ci vediamo domani. Sentiamo, ciao ragazzi. Al prossimo episodio. Ciao.